la parola al sindaco Tiziano Fregioso, Stefano Fiorini. Intanto grazie, complimenti al professor Martino, un saluto a tutti, è stato molto interessante ascoltarti. Due o tre domande e cercherò di essere estremamente sintetico. Allora, noi arriviamo da un'esperienza di praticamente un anno e mezzo di Unione dei Comuni e sentirti dire non ci credo molto all'Unione dei Comuni un po' è una sorta di colpo ai fianchi. Ma il tema vorrei però capire come affrontarlo, perché secondo me dobbiamo metterci d'accordo su alcune definizioni. Allora, la prima, noi da soli non andiamo più da nessuna parte, fusioni o unioni. Se vogliamo in qualche maniera cercare comunque di agevolare il meccanismo dell'unione, dobbiamo in qualche maniera cercare di verificare il perimetro operativo in cui questi comuni vanno a muoversi. Vogliamo privilegiare le fusioni? Bene, andiamo a definire quali sono le dimensioni ottimali affinché un comune fuso possa essere, da un certo punto di vista tecnico-amministrativo, autonomo. Adesso stanno arrivando delle nuove indicazioni, soprattutto da parte della Regione di Emilia Romagna, che ci arrivano nuovi servizi che ci dobbiamo prendere in carico noi, che noi abbiamo bisogno di personale specializzato. Mi viene da dire, ad esempio, ingegneri strutturisti che fanno calcoli sismici. Allora, o sei un comune con 50-60 mila abitanti, quindi ti puoi dotare di uno staff che ti permetta di fare questo, oppure forse il meccanismo dell'unione con gli opportuni accorgimenti permette di bypassare questo problema. Ci sono altri servizi, l'avvocatura, la gestione del lavoro. Il tema è che noi abbiamo apparati tecnici vecchi ed anni che non possiamo assumere e il livello tecnico di questo personale, seppur serio, che si impegna, rischia tra qualche anno, forse già adesso, di non essere più al passo con i tempi, con le esigenze giuste che ci vengono poste. Un punto. L'altro punto è, non voglio entrare dentro i meccanismi finanziari che sono stati ben declinati da parte tua e ci sono diverse domande in merito. Io guardo un aspetto che mi sta particolarmente a cuore e di cui forse sono anche magari più preparato, che è il rilancio comunque dell'economia, delle imprese, delle aziende. Noi in questo territorio vediamo praticamente un doppio binario di imprese che vedono una vocazione fortemente all'export, fortemente alla competizione internazionale, che sono aziende che si ampliano, che investono e che vanno molto bene, altre aziende che sono in grosse difficoltà perché sono circoscritte al nostro mercato italiano, aziende manifatturiere, e che rischiano di morire. Bene, io mi chiedo se non sia possibile, quindi ti faccio una domanda proprio da esperto in economia, in qualche maniera non cercare di agevolare questo meccanismo dell'internazionalizzazione di un'impresa, cioè a un certo punto il governo, un ente, fa una fotografia di un'impresa e verifica quanto è il tasso di internazionalizzazione, il fatturato, i numeri che esprime all'estero, l'innovazione tecnologica, la capacità di competere, la formazione linguistica che ha all'interno, e quando un'azienda fa degli investimenti per poter essere competitiva sui mercati globali, a fronte di numeri che poi nel corso degli anni deve in qualche modo giustificare, premiarla, in qualche modo far sì che noi siamo in uno stato sempre più, come posso dire, volto all'internazionalizzazione. Terzo punto, si è parlato di cultura, ecco, io magari la declino di più, io parlerei di digitale, io parlerei di innovazione tecnologica estremamente spinta. Ad esempio negli anni 80, ma soprattutto 90, c'è stata una spinta importante nell'ambito, ad esempio, dell'innovazione sulla banda larga. Adesso rispetto agli altri paesi europei siamo piantati e questo tema, secondo me, dovrebbe essere assolutamente incentivato da parte del governo, e basta guardarsi attorno quante sono le imprese della vecchia economy
che sono andate in grande difficoltà in questi anni, e imprese invece che dall'economia digitale hanno fatto numeri incredibili. Noi abbiamo un'eccellenza a livello internazionale che si chiama IUX, la Zola Predosa, alla sede qua, un'azienda che è nata nel 2000, adesso ha 3.500 dipendenti, fattura 1,3 miliardi di euro e ha inventato tutto non su la vendita online di carte di abbigliamento, quanto è diventata probabilmente la più grande software house che c'è in Italia. Bene, perché non estremizzare al massimo, non incentivare al massimo appunto e arrivare in qualche maniera a una sorta di slogan. Ogni azienda, anche quella che produce bulloni, diventa un'azienda digitale. Grazie.